Chiaro che l'uscita dalla logica brevettuale di un farmaco consente ad altre aziende farmaceutiche di produrre un farmaco che ha delle caratteristiche analoghe e nel caso nel caso dei bioriginator, essendo complessi polipeptidici di sintesi complicata, diciamo, ovviamente non si è usato i termini di generici, ma si è usato i termini di biosimilare, un pochino l'abbiamo già analizzato. Questo cosa comporta? Comporta che abbiamo a disposizione un maggior numero di farmaci, sia originator sia biosimilari, e perciò una maggiore difficoltà comunque nell'affrontare il percorso terapeutico del nostro paziente, perché ovviamente da un lato siamo guidati dalla efficacia del farmaco, più dall'idea di mantenere in trattamento il paziente che risponde in maniera adeguata a un farmaco, anche ad esempio se costoso. Dall'altro, avendo a disposizione biosimilari che hanno un minor costo, ma che da un punto di vista della letteratura probabilmente ci garantiscono lo stesso risultato, è possibile magari poterli sostituire per poter spendere un pochino di meno e avere una disponibilità di farmaco per tutti i pazienti che lo richiedono. Per cui uno dei grandi problemi dello specialista che ha a disposizione una serie di farmaci molto maggiori rispetto a quello che aveva, ad esempio, 10-15 anni fa, è quello di coniugare l'aspetto della clinico all'aspetto anche, diciamo, del costo e anche della safety. Per cui una scelta complessa da un punto di vista clinico, e che in qualche modo non trova tutti noi d'accordo nella strategia. Anche le nostre società scientifiche esprimono dei pareri differenti, perché ovviamente tutti noi abbiamo in mente che il bene del paziente, per cui la prima risposta che diamo è quella di, ad esempio, di poter mantenere la continuità terapeutica se un farmaco ovviamente funziona bene. La seconda è quella che, siccome abbiamo ad esempio un budget che dobbiamo rispettare e il numero di pazienti è crescente, anche la risposta di pensare che ovviamente se ottimizziamo meglio le nostre risorse siamo ad esempio in grado di trattare più pazienti, perciò di avere un risultato sulla popolazione migliore. Questo è uno delle grandi questioni che ci poniamo tutte le volte che ragioniamo anche in ambito di società scientifica, se è giusto spingere per una quantità terapeutica, o se è giusto invece focalizzarci anche sull'utilizzo di farmaci meno costosi. Uno dei problemi che abbiamo affrontato, ad esempio, nell'ambito della società scientifica, cui faccio parte della reumatologia, è quello ovviamente di come utilizzare i biosimilari, ad esempio, sicuramente nei pazienti naïf, cioè nei pazienti che non hanno mai utilizzato i farmaci biologici, non c'è nessun problema nell'utilizzare e iniziare un trattamento con un biosimilare. Differente è il problema quando il paziente lo sta già facendo magari per anni, e ovviamente l'idea di sostituire un farmaco con un biosimilare analogo pone qualche sulle quali non tutti sono d'accordo, e ovviamente è una problematica che affronteremo nel prossimo periodo, nei prossimi anni, anche legata a quelli che la letteratura ci produrrà, cioè i dati scientifici, non soltanto sugli studi, abbiamo detto, registrativi o di estrapolazione dei dati, ma anche su quello che apparirà dai nostri registri osservazionali, che ci danno ovviamente delle indicazioni meno precise, ma più attente su quello che è l'andamento della storia naturale della malattia stessa.